caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Paris Saint-Germain e Milan. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto, stiamo per raccontarvi questa sfida. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del calcio. E ora ascoltiamo l'inno ufficiale della UEFA Champions League. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Potrebbe essere Olivier Giroud. Il francese è un classico centravanti di peso, dotato fisicamente, bravo a tenere palla per far salire la squadra, ma anche a giocare di prima. Una delle sue specialità, Fabio, è il taglio sul primo palo. E la sua squadra si affida molto a questa soluzione. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Palla giocata alta sulla fascia. Bella palla, deve approfittarne. Attenzione al tiro. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Kurzawa ha spazio per affondare. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Prova un traversone della tre quarti. Giroud prova la giocata nello spazio. Cerca la profondità, sulla fascia. C'è il cross e va a colpire di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Ha colpito bene il pallone, il gol però non è arrivato. Incornata! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un tiro ottimo. C'è la palla lunga davanti. E il punteggio iniziale è immutato. 0-0. Bella rete di passaggi. E qui hanno cercato l'azione manovrata, prolungata, in attesa di trovare lo spazio per la fuori. Purtroppo però non hanno avuto fortuna. È davvero una bella serie di passaggi questa. Probabilmente questa azione potrebbe essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Se ne va! C'è fallo! Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro, diamogli aria a questi cartellini. Non aveva altra scelta, sapeva che non c'era altro modo per fermare la sua azione. Ha deciso di rischiare e ha commesso questo fallo.
guadagna metri, prova il filtrante, la conclusione, e c'è il gol del Paris Saint-Germain e segnano il primo gol dell'incontro. Il risultato si sblocca, 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Fallo, nessun dubbio. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Si riparte con un fallo laterale. Azione fallosa, nessun dubbio. Marquinhos. Provano a ripartire da dietro. Ottimo il fraseggio. Vuole la profondità. Da lì può concludere. Decide di sfruttare la fascia. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Ecco che comincia la seconda frazione di gara. Il Milan ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Bella serie di passaggi. Riceve il passaggio, allarga sulla fascia, palla in avanti verso il compagno, cerca spazio, mi sembra che stiano puntando sugli esterni. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Maignan, senza problemi. Loftus-Cheek è oggetto di attenzioni indesiderate, lo marcano molto stretto. Questo è un modo intelligente per creare problemi all'avversario. Più aumenti la pressione sul giocatore, più è facile che commette errori. Giroud. Palla in profondità sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Evita l'intervento dell'avversario. Palla intercettata. Passaggio in avanti. Uzawa. Giroud prova la giocata nello spazio e passa. Bel gesto tecnico.
conclusione. Sono andati veramente vicini al pareggio. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Uzawa. Bella rete di passaggio. Giroud. Il Milan sta esaurendo tempo e speranze. Devono buttarsi tutti in avanti, non hanno altra scelta. Loftus-Cheek. Trova il compagno in ottima posizione. Libera tempestivamente. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. E l'arbitro dice che può bastare. E certo poteva andare in maniera diversa. Hanno pagato la loro sterilità offensiva. Una prestazione deludente la loro. Dopo aver subito il gol nel primo tempo non hanno dimostrato la capacità di reagire. È tempo di ringraziamenti. E allora grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E ovviamente qui al mio fianco, a Luca Marchegiani.